Assessore Panariti, questa è la sua prima visita alla SISSA, un polo di ricerca di portata internazionale e un punto d'eccellenza per il Friuli Venezia Giulia. Sì, certo, è la mia prima visita alla SISSA, anche se ci siamo già incontrati, abbiamo già discusso insieme. È un punto d'eccellenza molto importante per quanto riguarda la regione Friuli Venezia Giulia e noi valutiamo appunto che le relazioni che si stanno stabilendo con questi punti di eccellenza siano importanti per quanto riguarda la ricerca e la competitività della nostra regione, è anche molto importante per l'educazione scientifica e poi anche per il lavoro che fanno nelle scuole. La SISSA ha aderito all'aggregazione tra le università per migliorare il sistema. Sì, la SISSA ha aderito quest'estate, prima lo hanno fatto i due Atenei di Trieste e di Udine, al sistema universitario, alla Federazione del Sistema Universitario Regionale. Si tratta di un passo importante che va proprio nella direzione di di dare ancora più qualità, di rendere ancora più attrattivo quello che è il nostro sistema regionale. Assessore Santoro, lei oggi ha visitato la SISSA. Quale impressione ha ricevuto vedendo questo centro d'eccellenza della regione? Devo dire che la prima parola che mi viene in mente è passione, nel senso che in questi muri e dalle parole delle persone che abbiamo incontrato si percepisce come la scienza diventi una passione della vita. E credo che in questo luogo ci sia davvero un'internazionalizzazione ed una comunione di intenti nel ritrovare attraverso differenti scienze le soluzioni a temi importanti per la nostra comunità.